Grazie al Presidente della Camera di Commercio di Roma che oggi ci ospita in questa bellissima sala e per le belle parole che ci ha chiesto le slide. Sono Felicia Pelagalli, Presidente dell'Associazione Innova Fiducia, quindi già il nome Innovazione e Fiducia. Per la nostra missione è facile ricostruire fiducia nel futuro e nei giovani, quindi siamo qui, abbiamo iniziato a pensare questo progetto 2 anni fa. Pensate quanto l'abbiamo costruito per bene. Allora, vediamo se... Ecco qua. Innanzitutto partiamo dai ringraziamenti. Ho tante persone che voglio ringraziare questa mattina. La Camera di Commercio di Roma, la Fondazione TIM, che ha creduto nel progetto e un anno fa ha deciso di contribuire e investire su questo progetto. Infocamere è stata una amica meravigliosa di cammino, ci ha aiutato passo passo e oggi tutto questo è anche grazie a Infocamere. L'inchiesta è stato il nostro media partner e infatti anche oggi trovate un articolo dell'inchiesta sull'evento. I componenti della giuria, qui ne vedete i primi due, Marco Bentivogli e Antonio Palmieri, che è scappato, sì. E poi, chiaramente, tutte le persone dell'associazione che in questi mesi hanno lavorato per far sì che il progetto potesse partire. E voglio anche ringraziare Mauro Martinez, che ci ha dato una mano nell'ultimo anno della team, e Alessandra Impallomeni. Vabbè, adesso dovrei ringraziare tante persone, andiamo avanti. Allora, vi porterai tre temi. Chi sono i giovani? Questo è un grande interrogativo, sapete, che le persone adulte hanno su di voi. Chi sono i giovani? La trasformazione digitale e il passaggio dalla scuola al lavoro. Ci sono tanti stereotipi sui giovani, vi hanno definiti bamboccioni, sdraiati, sfruttati, ma ci sono anche i giovani che partecipano all'Erasmus e ci sono anche i giovani che guardano un po' alla protesta, anche se timida. Allora io adesso vi proporrò un video fatto di 3 pezzi di stereotipo, gli sdraiati, l'Erasmus e la protesta, vediamolo insieme. Passo parecchio tempo al computer, 6-7 ore alla giornata, intremezzando con, vabbè, uscite e cose varie. Lavoro l'ho cercato, però non si trova. Io ad oggi non so che individuo sarò nella vita. Mi alzo verso l'ora di pranzo, poi esco, magari incontro degli amici, ci beviamo una cosa. Tempo fa mandavo tanti curriculum online, poi ho pure smesso perché le risposte non arrivavano mai. Come se fosse tutto finto, non ci sono lavori. Con l'università ho provato, non ho mai terminato, volevo essere indipendente, però poi il tutto si è arenato. Sto facendo un corso prepartenza per andare a fare un servizio di volontariato europeo in Argentina. Il servizio di volontariato europeo è un servizio dell'Erasmus Plus, cioè insomma i fondi sono della Commissione europea. Potrebbe darmi degli stimoli in più anche a restare nel mio ambito e non cercare di per forza di uscirne per trovare qualcos'altro. Verso nei pensieri miei, pensando al fatto che questo scempio non lo vuole nessuno. Vogliamo vivere e viaggiare tra gli stati solo assieme a qualcuno. Sì, sì. Quello che la gente come me spera, rendere questo mondo unito con una sola bandiera. Aiutarsi a vicenda e non pensare ai soldi, perché è una giostra costosa. Dalle mie parti c'è un detto che dice che l'unione fa la forza. Io ci ho dato il potere, sfruttarlo nel miglior modo possibile, magari senza sprecarlo, fingendoti poco sensibile. No, cambiare sto mondo da quello che vede attualmente il mio iride, meno rancore, senza confini. Sarà possibile? Sarà possibile? Io penso di sì. Sono le persone che si pongono confini. Dove sono i confini? Non abbiamo confini. Questa non è musica, è quello che dovresti imparare.
guardati intorno. Questi tre video sono stati realizzati tutti e tre da giovani, i primi due da un ragazzo, Matteo Contessi, di 26 anni, e il terzo da dei ragazzi del liceo che hanno partecipato a un concorso europeo. Perché non riusciamo a sintonizzarci con le nuove generazioni? Sicuramente ci sono le profonde trasformazioni digitali, di cui parlava anche il Presidente della Camera di Commercio, che rendono più complicato capire le nuove generazioni in questo momento. In ogni epoca i giovani sono sempre stati visti come ma, non si capisce come stanno diventando. In questo momento questo divario, questo scostamento è ancora più vero, perché gli adulti hanno già molte domande sulle nuove tecnologie e sulla trasformazione digitale e quindi fanno ancora più fatica a sintonizzarsi con i nativi digitali. Quindi questo scollamento sta creando ancora più difficoltà di comprensione. Come sarà il futuro? Questa è la domanda che ci facciamo tutti. E è la domanda da cui dobbiamo partire oggi per pensare insieme la piattaforma Tipo. A proposito di quello che sta accadendo, delle grandi trasformazioni, vi volevo portare un dato che a me ha colpito molto. La vita è relazione, no? L'importanza della relazione ce l'abbiamo tutti molto chiara. Sapete che nel 93 un italiano su tre nel tempo libero incontrava gli amici tutti i giorni, uno su tre. 20 anni dopo, nel 2013, solo uno su cinque. Così. In 20 anni incontrare gli amici ha avuto questo declino. Allora, la sensazione è che i social network, più che creare una distanza dalle persone, hanno risposto a un bisogno, che era il bisogno di relazione che stavamo via via in 20 anni perdendo. Guardate qua. E i giovanissimi? Nel 2005, sono dati Istat, il 72% dei ragazzi incontrava nel tempo libero gli amici tutti i giorni. Nel 2013, soltanto il 58%. Purtroppo non ho trovato il dato più attuale, ma sicuramente quella percentuale sta gradualmente, inesorabilmente scendendo. La piattaforma Tipo deve rispondere anche a questo tipo di bisogno relazionale. La transizione tra istruzione e lavoro è diventata sempre più prolungata e imprevedibile, per cui abbiamo studenti che lavorano e persone che sono già occupate ma che continuano a studiare e a formarsi. E poi abbiamo persone giovani che non lavorano e non studiano. E in Italia sono tanti. Guardate qui, questa è una classifica europea. L'Italia è quell'asticella verde più alta di tutti. Abbiamo il primato, ahimè, del numero di NEET, quindi di giovani che non lavorano, non studiano e non sono in formazione, più alto di tutta l'Europa. La piattaforma Tipo deve rispondere anche a questo bisogno. E il fenomeno dei NEET nasconde anche un problema di genere. Guardate, tra i 15 e i 17 anni abbiamo una percentuale minima di NEET e entrambi i sessi sono rappresentati in ugual misura. 18-24 il numero dei NEET aumenta, ma ugualmente in tutti e due i generi. 25-29 comincia a crescere la parte femminile in rosso, guardate a 30-34 anni cosa accade. Il fenomeno dei NEET in realtà nasconde un problema di occupazione femminile consistente. In Italia siamo ancora messi così. E allora ricostruiamo tutti insieme, partendo dalla fiducia e da Tipo, un futuro che guardi a come costruire una community tra i giovani e un collegamento tra i giovani e il mondo del lavoro, perché questa sarà la sfida di oggi.